Il paradiso, Marco scatena la rivolta dell'ipocrita, ha rovinato tutto con Stefania. L'appuntamento con il paradiso delle signore sette continua ad appassionare gli spettatori e in queste settimane l'attenzione è incentrata in primis sul ritorno in scena di Marco. Il giornalista ha confermato la fine della storia con Stefania, mostrando però ancora dei segnali di interesse nei confronti della ragazza, che hanno scatenato l'indignazione degli spettatori della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1. La storia d'amore tra Marco e Stefania è giunta definitivamente al capolinea. La conferma è arrivata da Gloria, che dopo essere giunta negli Stati Uniti d'America ha avuto modo di ascoltare la versione dei fatti della figlia legata alla fine di questa storia. Un addio che ha spiazzato i fan del Paradiso delle Signore 7, i quali non hanno perso occasione per polemizzare sui social contro questa scelta presa dagli sceneggiatori. In tanti sostengono che l'atteggiamento di Marco, ancora interessato a Stefania nonostante l'abbia tradita con Gemma, sia quello tipico dell'uomo ipocrita che non si prende le sue responsabilità. «Io non smetterò mai di pensare a lei, qualunque cosa accada», ha esclamato Marco in una scena della puntata del Paradiso delle Signore 7 in onda giovedì pomeriggio su Rai 1. Parole che hanno scatenato una marea di critiche e polemiche da parte dei fan, che tutti i giorni seguono e commentano le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese. Ma che ipocrita Marco, poteva pensarci prima a salvare la sua storia d'amore con Stefania. Tipo quando l'ha tradita con Gemma che potrebbe aspettare un figlio da lui, ha sentenziato un fan della soap opera pomeridiana di Rai 1. Ma perché hanno scelto di rovinare la storia d'amore tra Marco e Stefania? Una scelta davvero insensata e senza criterio. Ha sbottato ancora un altro utente sociale fan del Paradiso delle Signore. La rottura della coppia Marco-Stefania è una delle cose più insensate di questa settima stagione della soap opera. Non si può rovinare in questo modo la soap, ha sbottato ancora qualcun altro. Io avevo creduto nel matrimonio tra Marco e Stefania, invece adesso ci dicono che è tutto finito dopo pochi mesi. Come possono cambiare le cose nel giro di così poco tempo? Ci prendono in giro? Ha sentenziato furioso un altro appassionato del Paradiso delle Signore 7 che si avvia verso il finale di stagione. Thank you.